Dall'inizio. Allora, Pedro, volevo sapere che cosa ti piace di più in quello che abbiamo fatto oggi, tipo sto parlando del Palazzo Reale. La visita del palazzo. Ti è sembrato utile? Sì, anche per conoscere la città dove siamo adesso. È una nuova città, un nuovo luogo, insomma. È qualcosa di interessante dentro di quello che ha detto il signore che ci ha guidato? No, non molto. Ho capito tutto, ma di più interessanti i quadri. Di più interessanti i quadri che ci avevano tanto. Tanti quadri e così. E tu, Brody, che ne dici? Niente. Non ti è piaciuto niente di quello che abbiamo fatto? È stato bello. In che senso? Cioè, c'è il signore che ha parlato di tante cose, non so, Manuel, qualcosa. Non hai ritenuto niente? Era un bel quadro. Tutto il resto, i pavimenti, il modo come erano fatti, le cornici, eccetera. Tutto bello. Sì, volevo chiedere solo una domanda. Cioè, il fatto che siete immigranti, come trovate gli italiani di fronte a voi? Ripeto la domanda? Cioè, come ti trovi? Come ti senti davanti a un italiano? Mi sento bene. Loro fanno un'amicizia veloce. Vedo che sono simpatici con noi, più o meno, a volte sì, alcuni anche. E mi sento bene, mi trovo bene. Cercherò di fare il mio meglio. E tu, Brody? Sei d'accordo con quello che ha detto lui? Sì, sono cittadino italiano adesso io, quindi non ho tutto questo problema. Non ho tutto questo problema. E volevo sapere, tipo, la cultura, tu trovi che è la stessa del tuo paese d'origine? La cultura no, ovviamente no. Mi dici almeno due differenze tra la tua e quella che trovi? Due differenze. Prima che siamo in Brasile un po' rilassati, non abbiamo preoccupazioni con certe cose che qua a volte si preoccupano con cose che non hanno importanza. Per esempio. Sì. Per esempio gli studio. Studio. È un esempio. In Brasile non si studia così tanto come qua. Sì. Neanche la storia d'Italia. In Brasile non si studia pochissimo la storia del Brasile, nel caso. Brody, in quel che riguarda la cultura, il tuo paese d'origine, il ruolo della donna, lo trovi, cioè, lo stesso, diverso? Uguale, non so come sia adesso, ma... Uguale? Come? Secondo te, nel tuo paese d'origine, la donna è lo stesso piede? Cioè, c'è una parità proprio esatta o... Almeno qua... Cioè, le donne hanno lottato per avere quello che erano adesso. Le suffragette, tipo, no? Mentre in Congo invece è diverso. Cioè, le donne non hanno il potere che ha l'uomo. Adesso più o meno siamo lì. La donna lo troviamo anche in politica, o in altre cose, tipo quello che fa l'uomo. Ma non in tutti i paesi, proprio. E in quel che fate, non so, con l'associazione, ma
lo trovate utile? Cioè il fatto che siete qui a giocare per studiare, non so, vabbè, tipo svago o scoperta. No, è bello. Cioè la cosa bella è che studiamo e c'è anche un momento, diciamo, di relax in cui siamo tutti in un parco, tipo adesso, e giochiamo insieme. Sei d'accordo con lui? Sì, totalmente. Cioè, non è che... vabbè. E secondo te il fatto che siete qui ha cambiato qualcosa? No, non ha cambiato nulla. Sono io stesso, studierò, farò del mio meglio e qua, visto che è un'associazione che ci aiuta. Ah, e vi trovate tutti bene, un po', cioè, andate tutti d'accordo? Così. Ah, bello, grazie mille.